fiamo mormorò, non passa lo straniero. 1915, l'ingresso dell'Italia nel conflitto. Stiamo parlando di 100 anni. Rapportatevi a 100 anni fa. Perciò le innovazioni che furono inserite all'interno della Prima Guerra Mondiale allora erano pari alla fantascienza. L'utilizzo di armi rigate, armi a retrocarica, tutte innovazioni che permisero il soldato di allora di fare la guerra nella maniera più precisa. Si sono adottate delle soluzioni tecnologiche che poi furono trasferite nel mondo civile. L'utilizzo di leghe particolari ad alta resistenza per l'utilizzo nell'artiglieria, mezzi come i camion, che noi adesso abbiamo per scontato. Nei primi anni del Novecento ha cominciato la produzione di mezzi su ruote con motori a scoppio, perciò la logistica, la Croce Rossa. La Croce Rossa nasce alla fine dell'Ottocento, ma è stata impiegata in maniera massiccia durante la Prima Guerra Mondiale, perché c'erano gli ospedali a ridosso delle linee di combattimento, dove si facevano la prima stima, purtroppo, delle ferite. Coloro che erano trasportabili potevano essere poi portati in un ospedale un po' più grande fino ad arrivare a quello delle retrovie. Il sindaco ha detto che la Prima Guerra Mondiale non è stata altra che l'ultima guerra risorgimentale, per quella legata all'unità d'Italia. Però è stata combattuta in una maniera completamente diversa. Le guerre risorgimentali, chi le ha studiato e chi le studierà, vedrà che sono guerre di movimento, in cui la cavalleria e la fanteria si muoveva su grandi spazi. E la cavalleria era la forza d'urto nell'interno di una battaglia. Per questioni geografiche, per questioni legate alle innovazioni tecnologiche, perciò artiglieria a lunga gittata, le mitragliatrici che comparirono per la prima volta durante la Prima Guerra Mondiale in uso massiccio, trasformarono la guerra in una guerra di movimento, in una guerra di stazionamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che si è arrivato a un punto in cui nessuno riusciva ad andare avanti. Perciò nacquero le trincee, cioè delle grandi fosse collegate l'un con l'altro protette, in cui si combatteva l'uno di fronte all'altro, a volte 10 metri, tra le due trincee. Allora troviamo la soluzione per combattere il nemico che è bello, là tutto bello coperto. Perciò nacquero le prime bombe a frammentazione che esplodevano sulla testa di questi poveracci. Perciò nacquero un qualcosa che doveva proteggere questi soldati dall'alto, e nacquero i primi elmetti. Ci dobbiamo porre una domanda. Abbiamo fatto tutta questa tecnologia per proteggersi da qualcuno che vuole ucciderci. Pertanto l'esaltazione della guerra non deve essere mai fatta nei confronti di chi vuole uccidere l'altro, ma come diceva giustamente la preside, a volte la guerra ha esaltato degli animi e ha fatto sì che ci siano state persone che siano morte per salvaguardare la nostra nazione, sia durante la Prima Guerra Mondiale, sia durante la Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente questa è la festa delle Forze Armate dell'Unità d'Italia, stiamo festeggiando questo sostanzialmente. Io concludo dicendo solo, lo vedrete poi durante la mostra, queste cose sono abbastanza raccolte. Un pensiero, mi permettete, lo faccio, nei confronti dei nostri soldati che sono nei vari territori, oltre al nostro paese, che stanno facendo delle missioni appunto sotto l'egida dell'ONU, in 33 paesi. Sono missioni più grandi come quella di Libano, Afghanistan e Kosovo, sono le tre più importanti. Però ci sono osservatori in Somalia, ci sono osservatori in Eritrea, ci sono osservatori sulla striscia di Gaza, ci sono osservatori in tanti paesi del nostro mondo che fanno solo che vigilare perché due fazioni non si uccidano l'un con l'altro. Questo vuol dire missione di pace. Però purtroppo qualcuno non la pensa così e purtroppo si devono portare un'arma per proteggersi e per proteggere quelle popolazioni nel territorio dove loro sono.
Perciò un ricordo a loro, un ricordo ai ragazzi che sono morti durante l'operazione di pace, e vi lascio con questo pensiero. Grazie a tutti.